Taglia. Vabbè, stai attento, tu, io vado da Fulvio Marino. Buongiorno. Come stai? Sto più freddo. Ah, pensavo volessi smaltire le vacanze. Anche, e tutte e due le cose. Allora, oggi abbiamo, iniziamo col fare un po' di pani regionali, è vero? Così? Io vorrei proprio partire con l'inizio del nuovo anno con una bella carrellata, far vedere a tutti un po' il giro d'Italia attraverso i pani, perché abbiamo una grande biodiversità e in ogni regione, in ogni paese c'è un pane diverso. E quindi iniziamo. Iniziamo con un pilastro, non solo italiano, ma secondo me del mondo, che è il pane cafone. Il pane cafone, andiamo in campagna, ci sono tante diverse ricette sul pane cafone. Perché facciamo a cafone? Allora, l'etimologia precisa non la so, anzi vorrei chiedere a tutti gli amici napoletani di scriverci, di chiamarci. Scriveteci, perché si chiama cafone? Esatto, e diciamo che deriva da Napoli e soprattutto dalle colline intorno a Napoli, ed è fatto, è un pane semplicissimo, no? Gli ingredienti sono, oggi lo facciamo con farina di grano tenero tipo 2, 800 grammi, e 200 grammi di semola di grano duro, che ci ricorda ancora di più il nostro meraviglioso Sud Italia. Lo facciamo con lievito madre, 200 grammi di lievito madre, 750 grammi d'acqua, è un pane molto liquido come impasto, quindi ti farò vedere diversi passaggi, 20 grammi di sale e 20 grammi di olio. Diciamo sempre che il lievito madre noi lo consigliamo, ma se non avessimo lievito madre, anche perché il pane cafone si può assolutamente fare col lievito di birra, in questo caso ne metteremo 7 grammi di lievito fresco di birra, ok? Va bene, allora ci vediamo dopo. Pane cafone. Evviva. Con Fulvio Marino. Amo il pane cafone di Forza. Fulvio Marino. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto pane cafone, quindi pane campano. Sì, o pane dei Camaldoli, che è la collina sopra Napoli, anche chiamato così. Allora, abbiamo 800 grammi di farina di grano tenero tipo 2 e gli ho messo 200 grammi di semola di grano duro insieme, soprattutto perché vedrai l'impasto ci aiuterà a assorbire bene l'acqua, ma naturalmente lo possiamo fare anche con un chilo di farina tipo 2. Mettiamo 200 grammi di lievito madre, ok? Se non... 7 di lievito Bravissima. Di birra. O 7 di lievito fresco di birra. L'impasto è semplicissimo. 750 grammi di acqua totale, la mettiamo proprio quasi tutta, ce ne avanziamo solo proprio un cucchiaio dopo per il sale. Guarda l'impasto, è un impasto quasi non impasto, nel senso che dobbiamo proprio girare col cucchiaio pochissimi minuti, far assorbire tutta l'acqua alla nostra farina, guarda, eccoci qua, ci siamo, guarda, l'impasto c'è, dopo pochi minuti il nostro sale, ok, che sono 20 grammi, lo bagniamo con la restante acqua. Continuiamo ad impastare, non dobbiamo impastare tantissimo, primo perché per questo pane avrà una lunga lievitazione in frigorifero e quindi l'impasto e il glutine avrà il tempo, diciamo, per formarsi, ma dobbiamo naturalmente far finire e alla fine metteremo l'olio in questa maniera. Continuiamo ancora a impastare finché l'olio è assorbito e dopodiché, guarda, l'impasto è praticamente pronto, terminato, lo possiamo impastare perché ci sarà un passaggio in più che ci aiuterà poi a terminarlo. A questo punto l'impasto è praticamente finito, lo copriamo con la pellicola trasparente e lo mettiamo in frigorifero 12 ore. Quindi lo fate la mattina e il giorno dopo, 12 Bravissima. Ore e una notte. Cosa succede? Io qua ho due impasti, li vedi? Uno che è leggermente più panciuto e l'altro che è un po' più appiattito. Perché questo è l'impasto che io tiro fuori dopo 12 ore nel frigorifero, che nel mentre sarà un po' lievitato e avrà, si sarà anche un po' sfaldato, diciamo. L'impasto è morbidissimo, guarda. Appena tirato fuori dal frigo, quindi impasto freddo, è questo, che è questo qua, lavorando. Molto molto appiccicoso perché l'acqua è tanta. Uh-huh. A questo punto dobbiamo dare la forza. Facciamo le pieghe di rinforzo. Come le facciamo? Guarda, vedi com'è morbido? Lo pieghiamo su se stesso, ok? Lo giriamo, lo ripieghiamo e guarda qua, l'impasto viene liscio e lo lasciamo riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente nella ciotola e io ce l'ho già qua pronto. Che è questo? Bravissima. Dopo 30 minuti è così? Sì, è semplicemente per dare un po' di forza al nostro impasto che è molto morbido. Sono pani ad alta idratazione, quindi con tanta acqua. A questo punto facciamo le forme. Appena fatto quel passaggio di pieghe, l'impasto prende forza e diventa più consistente, vedi? È vero, non è più molle come prima. Esatto, è sempre morbido, guarda, si vede?
Sì, è sempre morbido, ma è sostanzioso. Certo. A questo punto che cosa facciamo? Possiamo utilizzare i nostri cestini per la lievitazione, ma io, siccome tanti di noi magari non sono ancora riusciti a prenderli, facciamo vedere come creare la forma e come, diciamo, far lievitare il pane, che è molto morbido, in modo che non si allarghi troppo, con le nostre teglie di casa e un canovaccio semplicissimo. Dividiamo il nostro impasto in diverse pezzature, ok? Io adesso te ne faccio due per far vedere. Qui ci serve la farina, sul tavolo. Ci serve abbastanza farina perché l'impasto è molto morbido. Certo. A questo punto lo chiudiamo in questa maniera, ok? Uh-huh. E dopodiché lo andiamo a richiudere, così. Creando questa forma bellissima, tipica del pane cafone, che può essere tondo o a filone, naturalmente. La chiusura, vedi qua, non va deve sopra. Essere troppo. Va sopra. Ripieghiamo la nostra copertina. Come ci hai insegnato, farina. In modo che rimane capito. Esatto, tutto. Adesso te ne faccio un'altra. La chiudiamo, diciamo, su se stesso e lo andiamo a chiudere. Eccoci qua. Lo andiamo a far. Naturalmente qui possiamo mettere qualcosa per fermarlo. L'importante è mettere farina, okay? Ok? In questa maniera l'impasto non si allarga e cresce leggermente in altezza. Io l'ho fatto anche nei cestini per far vedere. Quando è lievitato, il pane è pronto da lievitare quando lo schiacci e torna su in maniera veloce, in fretta. Ci prepariamo la nostra teglia, ok? Che deve essere infarinata leggermente, qui non troppo perché poi sennò la farina brucia, e andiamo ad adagiare delicatamente il nostro impasto sopra. Eccolo qua. Beh, è chiaro che nel cestino rimane bello compattato, ma anche in questo nel cestino modo rimane, se voi mettete, esatto, vedete, se noi mettiamo qualcosa qua, esatto, l'impasto, rimangono, esatto, questo rimane è proprio così. Un modo semplice per farlo a casa. A questo punto non lo tagliamo, perché il pane cafone, diciamo, strapperà un po' nei lati, ma se ad esempio vogliamo, ti faccio vedere questa teglia, se ad esempio vogliamo cuocere questo, abbiamo messo la nostra chiusura verso l'alto, mettiamo il braccio così, lo giriamo, ok, adesso questo è appena formato, certo. E lo adagiamo delicatamente sulla nostra teglia in modo che l'impasto non si sgonfia, non lo tocchiamo. Quanto deve stare? Lo andiamo a inserire nel forno, anche qui la cottura è fondamentale, è un pane che solitamente per tradizione si fa nei forni a legna, crosta spessa e che dura molto a lungo, quindi dobbiamo ricreare, per chi non ha il forno a legna a casa, la cottura nel forno di casa. Quindi cuoceremo 20 minuti a 250 gradi e poi guarda il forno, Antonella, 15 minuti, io gli ho messo una leccarda qua, cioè gli ho messo una... La vediamo, aspetta, eccola. Ecco, vediamo. Per tenerlo socchiuso. Per tenerlo socchiuso, gli ultimi 15 minuti lasciamo il forno leggermente aperto, che fa proprio l'effetto per poi avere questa crosta che poi noi vogliamo, che è una crosta spessa dove dentro rimane poi molto morbido. E guarda... Beh, ma è meraviglioso questo pane cafone. Questo è uno dei pani, cioè, più belli che abbiamo in Italia. E anche semplice, insomma. Sì, sì, i passaggi sono... a livello di capacità di impasto non bisogna avere troppo, ma bisogna rispettare i passaggi. Esatto, io, come sempre. La Campania sarà il primo posto, appena si potrà viaggiare, dove andrò a trovare i miei amici napoletani, immagino. E non solo, perché è una meraviglia incredibile. A questo punto facciamo la parte più bella e voglio vedere dentro com'è questo pane e vediamo se si sente rumore. Sì. Guarda. Guarda la crosta dentro. No. Ma il profumo di questo pane appena sfornato è una roba che... È pazzesco. Questo è proprio... E siccome volevo fare e ricordare un po' uno delle nostre zone più belle d'Italia, sono preparato friarielli. Un po' di friarielli, esatto, in questa maniera. Facciamo proprio una cosa semplice. Eccoli qua. Un po' di salsiccia. Una cosa semplice, cotta. Una salsiccia, due friarielli, ecco. Ah, la verdura c'è? La mettiamo proprio abbondante qua e poi facciamo il panino più buono del mondo. Un filo d'olio. Eccolo qua. Chissà Alfio cosa dice. Lo chiudiamo. Guarda che bello. Lo tagliamo così facciamo l'assaggio sia io che te. Grazie. Suona sempre il telefono, guarda. Chiamano! Vabbè, chiamano! Sempre momenti non opportuni, quando uno è a